Mario, poi adesso io le dico il titolo di uno spettacolo, di una tournée molto fortunata che poi è stata la prima tournée americana. Lei tocca città come Los Angeles, Hollywood con Ursa Maggiore e Domenico Modugno. Modugno, nel 1967 io varcai la soglia dei più grandi teatri diciamo americani, dal Madison Square Garden a Broadway, al Carnegie Hall. E poi la cosa più importante, eclatante, fu per la prima volta io e Domenico Modugno, anzi Domenico Modugno e io, per modestia. Che umiltà, che umiltà, che umiltà. È bello. Ah, io ero un giovanotto. Nel 67, che c'avevo? 23, 24 anni. Mia moglie sa tutte cose. Allora, lei è l'enciclopedia parlante. Eh sì. Allora a un certo punto andammo a fare questi grandissimi teatri e Modugno mi fremeva sta cosa, perché era la prima volta che andavo a Los Angeles, a Hollywood, insomma, e varcammo la soglia del grande teatro che oggi danno l'Oscar, lo Shriney Auditorium. Yes, all right. E tutte le sere portavamo a casa, isse una coppa, l'ultima sera che siamo stati insieme, prendemmo queste coppe che avevamo tutte le sere in tutti i teatri americani e brindammo così. Poi non ci siamo visti più perché ovviamente lui fece la sua strada e io la mia. Una cosa. E mi fermai in America. In America? Ma anche in America, anche la United Artists Americana fece un disco con 100 persone d'orchestra. Un disco che poi arrivò a Napoli e cambiò la sua vita radicalmente, quel disco. Dopo ci arriviamo. 69. 69. No, parlo io, Mario. Mario Da Vinci in tournée in America. La e signora, questa grande sposa, moglie, era incinta. Sempre. Non essendo l'ombra, era incinta ogni tournée, Mario. Ma non mai, no, perché tutti i miei figli, dopo un anno nasceva un altro, dopo un anno nasceva un altro, insomma, un certo mi scaricò questi sei figli da 7-8 anni. Insomma. Però in quell'anno, nel 69, incinta, decide di raggiungere il marito, Mario, negli Stati Uniti. Mario dice, vabbè, allora, visto che io non mi firesta senza te, tu non ti firesta senza me, mettiti nell'aereo e vieni qua. Arriva lì, ce lo racconta lui, e nasce a New York Sal Da Vinci, il figlio poi diventato il grande Sal. Mario, ce ne parli lei? Sal Da Vinci, diciamo che ovviamente mi ha dato soddisfazioni ieri, oggi e forse anche domani come Gino, purtroppo. La vita è questa, chi sale, chi scende, insomma, a un certo punto. Però io ho sei figli, tutti uguali, li voglio bene a tutti, sto sempre dietro e mi fa piacere quando fanno una cosa per far sì che la nostra famiglia sia unita. Ecco perché dico ai giovani, siate uniti. Certo, certo. Perché certo. La cosa più importante è la famiglia. Quando c'è il capofamiglia. Bravo. Che ha dei sani principi. E tu lo sai benissimo. Certo, questi valori c'è vengono rispettati. Mio padre praticava notte e giorno. Mio padre. Quindi andavamo nuovo caffè in notte e bravo, giorno. Bravo. Come adesso pure. Mio padre ci diceva sempre, io non voglio mai quel giorno che tra fratelli, cognati, litigate, eccetera, eccetera. Certo, quella lite che può succedere in una famiglia numerosa dove ognuno esprime la propria opinione, poi chi è in accordo e in disaccordo, ma magari poi si trovano degli incontri. Ma il rispetto, giustamente, Mario lo ha insegnato a tutti i figli e dopo c'è una frase che scriviamo sulla lavagna. E le dico che Gino, per quanto è più grande o più piccolo di Sal? No, è di un anno più grande, vero? Di un anno più grande. Gino. Gino. Gino, questa è una cosa bellissima perché Gino Da Vinci, il mio grande amico che il mio popolo sa che amo tantissimo, affettuosamente come amico, è orgoglioso del fratello. Il fratello Sal, carissimo amico mio, che da piccolini fuori al bar da papà giocavamo. Se lei ci ricorda. Il tuo bar dove avevo io mi ricordo. Mamma tu, io Giovanna Russo. E parliamo di tanti anni fa, però c'è questo rispetto tra fratelli ed è una cosa bellissima. Mario, lei torna poi in Italia dopo che è nato anche Sal, un po' sconforto. Un po' che dice io mo c'ho questo disco e si presenta ad un discografico con questo disco. Mi presento con questo disco americano perché in quell'epoca io venni a Napoli, un impresario napoletano, io venivo da quei grandi successi americani, andai in galleria perché la galleria era il salotto di Napoli, ovviamente. Era.
finalmente sei arrivato, faceva si chiama, ma come stai, come non stai? Benino, benino. Dicevi, sono qua, dice, allora prima fa pure il pezzo, dice, sì, sto qua, ormai sono ritornato in Italia, insomma sto qua a Napoli. Dice, allora, Mario, il tuo cachet quant'è? Senti, guarda, in America sui 2000, in quell'epoca, $2000. Praticamente, perché qua quando, no, non il cago, cioè 15.000 lire, così come parlava chi, cioè 15.000 lire, non può rimanere. Come si chiamava? Lasciamo. Vabbè, comunque lei poi decide, dice, no, sconforto, dice io, non c'è... Io in quel momento disse, vabbè, ho capito, ci rivediamo, andai via e dissi, da questo momento vicino a mia moglie non canto più. Poi? Perché si vede che Napoli... No, ma, chi, ma guarda, ma chi da Mario Abbate mi dà 30.000, mi dà 50.000, non è che chi se dà, certo, no, non voglio fare più. Però poi nel frattempo lei... Andai da mio fratello e disse, guarda, mi voglio andare in un bar, insomma, c'avevo dei soldini che avevo portato con me, investiamoli. Vado al Vomero, vedo, c'è ancora questo bar, Piazza degli Artisti, sì. Lui voleva 7 milioni, quelle, io ce ne avevo 4, certo, non è cosa per me. Disse mio fratello, andiamo ad aprire proprio di sana pianta un locale. Andiamo a Via Cilea. Guarda, mia moglie si chiama Anna. Oggi, attualmente, si chiama, il bar che io volevo aprire si chiama Bar Anna. Guarda, è destinato. Allora, a un certo punto, io me ne andai a Francia, certo, ma come mai ci avevo roba fatta una cantina in questa maniera? Era fatta già tre festival. Certo, ma come? E mangiavo la pizza. E scendeva, fantasticava, sa? Ho fatto il Totò, ma è vero, non è vero. Allora, mentre scendeva via per i quartieri spagnoli, c'era Raimondo Dura, un grande autore napoletano, che faceva dei quadri così. Lui, Raimondo, come stai? Cioè, ti sei, stai qua? E come è andato, si è venuto dall'America, sì, dice, guarda, Raimondo, ma non so, ma state facendo un festival io. Guarda la vita come cambia. Cioè, sì, stavo, ma com'è il fatto adesso? Disse lui, no, ho fatto ad avvenire un cantante del nord e nato del sud. Io avevo una lettera per andare da Curci, allora c'era Robertino con Curci. Mi dai 24 ore di tempo, il lampo. Quando uno dice, com'è possibile, io nasco per cantare, ma mi metto a fumarizzo. Vado, riprendo il treno, riunisco gli autori, ascolto la canzone era Fontanelli, usina Fontanelli, mezza via. Allora a un certo punto vado a Milano, porto questo disco con una lettera della United Artists americana, metto questo disco qua, che era un prendere giri, questo non appena ascolta, preghiera una mamma, sì, con una 100 persone d'orchestra, insomma, salta in aria questo, che è successo qua? Abbiamo trovato il cantante per il Festival di Napoli, cioè si fa un anno, è fantasia. A un certo punto... Ma che dice, fammi citare un suono. Casetta, che era il proprietario di questa Blue Disc, che poi loro rappresentavano la libertà americana, e disse, abbiamo trovato il cantante, come da me, aspetta, firma, Napoli vuole un altro cantante, ma qua scegli tu. E lui aveva De Gregori, un sacco di artisti importanti, e io vidi questa Luise, andiamo a mietere il grano, è una grande di allora. Dico, perché non portiamo questo? E così nacque un'altra volta il mio ciclo artistico. La voglia 70 di fare. A Capri con Fontanelli, la prima sera andai in prima classifica. Io bello e Mario Melo. Grande. Perché Mario Melo cantava Guasta Feste. Guasta Feste. E prendemmo, mi ricordo, 49 voti in tutta Italia, io e lui. Maestro, però le devo dire una cosa. Oggi è importante mandare un messaggio anche ai giovani di studiare prima di intraprendere, specie questo. Lei ha avuto due maestri, Enzo Aita e il maestro Campanile. Enzo Aita è stato uno dei grandi cantanti, diciamo in quell'epoca ci conosce Carlo Buti, era il secondo Carlo Buti italiano, quello che ha fatto male gambe, sì, papà sì, sì. Di papà, papà, questo era il maestro che io andai a perfezionarmi dopo 20 anni di canto, perché io dal 53... fino al 70 era una voce istintiva, vado ancora perfezionato. E questo che cos'è? Questa è la visione, è voglia di imparare e di migliorarsi. Allora sì, quando oggi per l'appunto questi grandi artisti
mi dicono, caro Antonio, quando senti dire a qualcuno io sono arrivato, sappi che non è mai partito. Ed è vero, perché dopo 20 anni di gavetta e di arte decide di andare a studiare per perfezionarsi. Ecco perché poi diventano la storia della canzone napoletana. Mario Da Vinci.